Buongiorno, sono padre Alexei, sono il direttore di Radio Maria Ucraina. Ecco, adesso sono nel Kiev, sono davanti all'entrata di Radio Maria e tutti quelli che vengono da noi, prima cosa che vedono questa figura di Vergine Maria, quindi subito riconoscono che qui la regina di Radio Maria è la Maria stessa. Allora, già da un po' di tempo non ho fatto nessun messaggio dall'Ucraina a proposito del nostro lavoro, delle nostre situazioni. La prima cosa, come vive adesso l'Ucraina, posso dire che l'inizio del maggio è stato abbastanza difficile per noi perché praticamente ogni giorno i russi facevano attacchi con missili, con drone su Kiev, proprio davanti sopra di noi sono state tante esplosioni, ma meno male che già il nostro esercito lavora abbastanza bene. Praticamente 100% di tutti i missili e drone sono stati colpiti, quindi nessuno è arrivato proprio qui sulla terra. Quindi anche i nostri lavoratori, anche i nostri volontari, tutti venivano qui questi primi giorni del maggio, tutti addormentati perché di solito questi attacchi sono stati di notte. È stato abbastanza difficile di dormire. A proposito di Radio Maria, quasi posso dire che abbiamo un ritmo di lavoro normale, quasi normale, certo che sempre siamo preoccupati per l'Ucraina, per il nostro futuro, per tutti questi attacchi, però come il lavoro di Radio Maria abbastanza bene. Anche adesso noi siamo per preparare la nostra Mariatona. Abbiamo deciso di non fare proprio in questi giorni, facciamo un po' più tardi perché il 1° giugno avremo il compleanno di Radio Maria. Già quest'anno avremo 13 anni della nostra storia, del momento quando è stata la prima trasmissione. Quindi cominceremo la nostra Mariatona 10 giorni prima. Abbiamo pensato delle idee di questa Mariatona. Prima di tutto vorremmo ringraziare a Madonna per la sua protezione, anche ringraziare per il dono di Radio Maria. Quindi avremo il compleanno e prima di compleanno potremo ringraziare la Madonna per il dono che abbiamo in questi 13 anni e specialmente l'ultimo anno di guerra, anche cioè di più, abbiamo sperimentato tante sue protezioni e aiuto. E il secondo è certo che non possiamo far finta che non c'è la guerra, quindi tutto il popolo prega, tanti nostri ascoltatori sempre pregano qui a Radio Maria per i figli, per i suoi mariti che sono adesso nell'esercito, che stanno facendo il combattimento, e quindi anche questa è la seconda idea di nostra Mariatona. L'idea è proprio in questi giorni pregare per l'Ucraina, pregare per la pace, per la nostra terra, perché senza pace non ci avremo futuro. Ecco, quindi sono le cose più importanti di Radio Maria. Adesso vorrei anche ringraziare per la vostra preghiera, per il vostro aiuto. Spero che tra poco arriva la pace che noi aspettiamo e per quale noi preghiamo adesso. Grazie.